ETF Rimini 2016, siamo qui con Massimo Siano, Head of Southern Europe di ETF Securities. Massimo, domanda subito di rigore, come vedi il quadro internazionale macroeconomico e soprattutto cosa pensi dell'andamento dell'oro? Allora, noi abbiamo avuto 2 miliardi di afflussi di ETC sul PHU e sul GBS, che sono i nostri ETC sull'oro quotati in borsa italiana, da inizio anno. Siamo saliti come raccolta complessiva a 13,9 a 19,4 miliardi di dollari. Tutto questo in 4 mesi e siamo stati per un bel po' il primo emittente per raccolta. Questo è un segnale, perché quando sale l'oro, in genere, il mercato ha paura, il mercato diventa più conservativo. Quindi il segnale è molto positivo per noi. Se dovessi però scommettere sul mercato azionario, a parte il settore gold mining, che è la stessa cosa dell'oro, insomma, quindi azioni aurifere, io sarei alla larga, io sarei molto 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 prudente. I metalli preziosi sono stati un segnale anche nel 2007, prima della crisi di Lehman e AIG. Quindi attenzione, potrebbe esserci un cigno nero, diciamo. Soprattutto ieri sera la Fed ha detto anche che non è escluso un rialzo dei tassi già a giugno, quindi in quest'ottica asset class difensive come l'oro potrebbero essere premiate. Sì, allora la critica sostiene che, giustamente, che un rialzo dei tassi della Federal Reserve potrebbe far scendere il prezzo del gold. Perché? Perché l'oro non dà tassi di interesse, il dollaro dà tassi di interesse, quindi potrebbe avvenire insomma una vendita di oro a favore del dollaro americano. La realtà è che l'oro non è soltanto in comparazione al dollaro americano, ma a tutte le monete in circolazione insomma nel globo, nel pianeta. E un rialzo dei tassi di interesse americano potrebbe avere delle conseguenze molto più negative, non sul gold, ma sui paesi emergenti, per esempio il Brasile, che sono in recessione, e non so quanto i paesi emergenti possono avere la sostenibilità di pagare un debito estero con maggiori tassi di interesse, perché saranno costretti a loro volta ad alzarli per fare concorrenza al rialzo del dollaro. Ecco, nel caso di default di un paese emergente, l'oro, nonostante il rialzo dei tassi americani, potrebbe vantaggiarsene. Quindi io contesto la critica che to court un rialzo dei tassi del dollaro potrebbe far scendere l'oro. No, se il rialzo dei tassi del dollaro ha delle conseguenze ancora più gravi sui paesi emergenti, potremmo vedere entrambe le monete, gold e oro, salire. Perfetto, quindi il quadro macroeconomico sicuramente da monitorare in queste settimane. Un'ultima domanda, ETF Securities ha quotato recentemente dei prodotti, appunto, vuoi parlarcene? Sì, l'abbiamo quotato assieme a una banca importante, Lombard Odier. Siamo entrati finalmente nel mercato obbligazionario e abbiamo un emerging market global government, abbiamo un global corporate e abbiamo un European corporate e abbiamo anche un global government. L'interessante per raccolta, abbiamo già raccolto 300 milioni, è su emerging market, perché siamo l'unico ETF emerging market global government che ha dentro India e Cina. Sembra un paradosso, ma i benchmark tradizionali e gli ETF tradizionali, quando parlo di emerging market bond, non includono India e Cina. È una stranezza? Bene, noi abbiamo colmato questo vuoto e abbiamo l'unico ETF in circolazione, il nostro emerging market global, scusate, emerging market government con Lombard Odier, che replica anche bond cinesi e indiani. Perfetto, grazie Massimo, allora rimandiamo al vostro sito etfsecurities.com per ulteriori dettagli. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Ciao.